Va ora in onda Radio Giornale del Volontariato a cura del CSV Belluno Treviso. Bentornati e bentornate al Radio Giornale del Volontariato, realizzato dal CSV Belluno Treviso in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Ogni terzo mercoledì del mese un podcast con le principali notizie dal mondo del terzo settore di Belluno e Treviso. Tra i contenuti, news sul mondo del volontariato e aggiornamenti sulle attività del CSV e delle associazioni. Cominciamo dalle novità riguardanti il terzo settore. Si informano le associazioni in corso di trasmigrazione a RUNS che sul portale del Registro Unico Nazionale è stato inserito il bottone 5 per 1000. Dunque, per confermare il beneficio, è necessario entrare sul portale, indicare il proprio IBAN e inviare la richiesta firmata digitalmente. Consigliamo di farlo prima di procedere con l'aggiornamento dei dati. I nostri uffici sono a disposizione. Sono stati emessi gli ordinativi di pagamento del 5 per 1000 relativi all'anno finanziario 2021 per gli enti che beneficiano di un contributo inferiore a 500.000 euro ciascuno. A beneficiare degli oltre 222 milioni di euro erogati, ben 41.666 organizzazioni. La comunicazione arriva dalla Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha pubblicato l'elenco nella sezione dedicata e che aggiornerà l'elenco con gli esiti del pagamento. L'elenco comprende gli enti beneficiari per i quali l'Agenzia delle Entrate ha nella propria banca dati le coordinate IBAN. Veniamo ora alle novità del CSV. Lunedì 5 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato, CSV Belluno Treviso ha lanciato l'iniziativa Volontariato in Vetrina, una nuova opportunità per gli enti del terzo settore delle due province di promuovere gratuitamente il proprio evento sul calendario presente sulla homepage del nuovo sito del CSV. Visita il sito stesso per scoprire come fare. Si è tenuto a fine novembre a Belluno un incontro del gruppo di lavoro Acquisizione di competenze nel volontariato. Durante l'incontro, i membri del gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di CSV Belluno Treviso, Associazione Volontarius di Bolzano e Federazione per il Sociale e la Sanità di Bolzano, hanno esaminato le possibilità di implementare offerte di servizi pragmatici, concreti e personalizzati per il volontariato e gli sviluppi correlati. Dopo la seduta, il gruppo si è incontrato con il nuovo sindaco del comune di Belluno, Oscar De Pellegrin, e con l'assessore al sociale e alla famiglia e ai rapporti con le associazioni, Marco Dal Pont. Di seguito sono state visitate alcune sedi di associazioni volontaristiche locali che da anni partecipano al programma tecnico-operativo del protocollo d'intesa tra CSV Belluno Treviso e Federazione di Bolzano. Il laboratorio inquadrati del CSV Belluno Treviso presenta il video Volimpiadi, il volontariato a Cortina, dedicato ai volontari impegnati nell'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Un nuovo risultato che arriva alle porte dell'inverno e nel mese di dicembre, in cui si celebrano sia la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, 3 dicembre, sia quella del volontariato, 5 dicembre, tutti temi portanti all'interno del filmato. Scopo del video è quello di mettere in risalto l'apporto del volontariato e l'importanza del coinvolgimento dei giovani nelle attività organizzative. Per Laboratorio Inquadrati ha lavorato al video anche Roberto Bristot, regista e collaboratore del CSV Belluno Treviso, purtroppo mancato nell'ottobre scorso. Per vedere il video, visita il canale YouTube del Laboratorio Inquadrati. Per maggiori informazioni sulle attività del CSV, visitare www.csvbltv.it oppure contattare lo 0437 95 0374 per gli uffici di Belluno o lo 0422 320191 91 per quelli di Treviso. Concludiamo con le novità dalle associazioni. Consulenza, da quella fiscale contabile a quella legale, supporto promozionale e formazione. Sono le principali necessità delle associazioni sportive e culturali bellunesi emerse dalla ricerca Universo Sport e Cultura in provincia di Belluno, presentata al pubblico mercoledì 24 novembre. Si tratta di un'indagine conoscitiva sulle associazioni affiliate ad AICS Belluno, Associazione Italiana Cultura Sport, svolta proprio dall'AICS provinciale in collaborazione con il CSV Belluno Treviso, con l'obiettivo di avere un quadro fedele e preciso in riferimento alle richieste e necessità delle associazioni.
Il progetto si è avvalso del contributo del sociologo Diego Cason, impegnato insieme allo staff del CSV, in particolare Nicola De Toffol e Nevio Meneguz, nella realizzazione del questionario, nell'analisi dei dati raccolti e nella stesura della relazione. Il lavoro si è realizzato all'interno del progetto Smile Thinking di AICS Veneto con il contributo della Regione del Veneto. La ricerca è stata condotta da Sandro Della Vecchia e Simonetta Giuriato dell'AICS, coordinati da Massimo Ferigutti, attraverso un questionario online di 48 domande, che ha raccolto 202 risposte, raggiungendo quindi il 79,5% degli interessati. Alcuni dei risultati serviranno in prospettiva all'AICS bellunese per fare ulteriori approfondimenti o per guidare la pratica operativa dell'associazione. Incontro per studenti delle scuole secondarie e di secondo grado di Belluno su come affrontare e riconoscere i disturbi del comportamento alimentare e prendersi cura della propria salute fisica e mentale. Organizzano Scuole in Rete e Associazione Amici delle Scuole in Rete in collaborazione con UAT di Belluno e CSV Belluno Treviso. L'appuntamento è alle ore 11 del 14 gennaio presso la Sala Teatro Giovani XXIII. L'iniziativa rientra nel progetto Corpo La Cura di Sé dell'Associazione Margherita Fenice di Belluno, finanziato dal CSV all'interno del Bando per la Coprogettazione Sociale 2021 e inteso a prevenire l'insorgere dei disturbi alimentari negli adolescenti attraverso la formazione e il coinvolgimento delle scuole con figure qualificate. Diventa ricco in poche ore. È questo l'appello del Comitato d'Intesa rivolto alla cittadinanza della provincia di Belluno. Ed è anche il claim del progetto Un Volontario per Tutti, portato avanti dal maggio scorso e che proseguirà fino a febbraio, che ha coinvolto ben 46 associazioni di volontariato di tutto il bellunese. Ognuna di esse si rende disponibile ad accogliere chiunque, di qualunque età, desideri proporsi per un'attività di volontariato in diversi settori. Protezione civile, soccorso, cultura, anziani, disabilità, minori, sociosanitario, segreteria, videomaking, eccetera. Il costo dell'iniziativa è a carico del Comitato d'Intesa e cofinanziato all'interno del Bando di Coprogettazione Sociale 2021 del CSV Belluno Treviso. Per informazioni, visitare il sito web www.riccoinpocheore.it, chiamare il numero 0437 25775 oppure scrivere un'email all'indirizzo volontari@comitatodintesa.it. Nell'ambito della promozione del volontariato giovanile, CSV Belluno Treviso rinnova anche quest'anno la collaborazione nel territorio di Vittorio Veneto con la Fondazione Piccolo Rifugio e l'Associazione Lucia Schiavinato. La proposta nata dall'incontro è un'attività teatrale gratuita condotta dai professionisti dell'Accademia da Ponte, che coinvolge le donne e gli uomini con disabilità che vivono al Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto e aperta ai giovani delle superiori, un'esperienza di condivisione e di incontro attraverso l'arte. Il laboratorio si terrà da gennaio a maggio 2023 e prevede un'ora e mezza di lezione settimanale a Vittorio Veneto. Prima di iniziare l'attività teatrale vera e propria, si svolgeranno degli incontri riservati ai soli studenti, finalizzati alla creazione del gruppo, alla presentazione dell'attività teatrale e alla preparazione all'incontro con le persone con disabilità. Al termine, a giugno, vi sarà uno spettacolo finale. Associazione Noi San Paolo APS, con il patrocinio del Comune di Treviso, organizza il 30 dicembre all'Orto Botanico Busnello, quartiere San Paolo, Treviso, un pomeriggio di laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni per scoprire i doni dell'inverno. Visita il calendario sul sito del CSV per maggiori informazioni. Concludiamo la puntata con un augurio di serene festività rivolto a tutti i volontari da parte della Presidente, del Consiglio Direttivo e dello staff del CSV Belluno Treviso. Avete ascoltato Radio Giornale del Volontariato a cura del CSV Belluno Treviso.